Sono emozionato perché io in questa valle ci vengo da bambino e quando ho avuto la possibilità come uomo politico di fare qualcosa nell'interesse giusto di questa valle l'ho fatto, e il fatto di essere in qualche modo riconosciuto, ottenere un riconoscimento per questo, in qualche modo, diciamo così, mi fa veramente piacere. Non se lo aspettava questo premio, forte di 24 anni di storia, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da anni frequentatore di Campodolcino e Madesimo. Addirittura in anticipo ha raggiunto sabato pomeriggio la Sala Congressi della Perla della Vallespluga, dove insieme a Massimo Sertori, assessore regionale alle politiche per la montagna, ha incontrato una delegazione di sindaci della Valchiavenna per un primo passaggio interlocutorio. Presenti Franco Masanti, Luca Della Bitta, Enrica Guanella, Severino De Stefani, Massimiliano Tam, Michele Rossi. In relazione alle Olimpiadi del 2026, Masanti ha chiesto un ritorno in termini di immagine per la sua Madesimo, non direttamente coinvolta nei giochi. Gradiremmo avere una visibilità a livello mondiale, perché è giusto che la montagna italiana, la montagna lombarda, abbia una giusta visibilità nel mondo. Tutti i sindaci hanno poi messo sul piatto due temi che stanno loro particolarmente a cuore. Il primo per noi decisivo è quello di riaprire tutto l'anno un collegamento verso il nord Europa, quindi il tema della transitabilità del passo dello Spluga, da verificare attraverso quale soluzione, ma per noi davvero importante, cambierebbe la vita della Val Chiavenna, di Chiavenna, insomma di tutto il territorio. Il secondo tema è la prospettiva della Schiare a Val Chiavenna, con un progetto importante che riguarda la Val di Lei, di ammodernamento degli impianti di risalita, della funivia, di nuovi tratti di pista e soprattutto di un bacino in quota che diventerebbe determinante per il futuro del nostro territorio. Sullo sfondo, ma neanche tanto, il rifacimento del bypass di Galivaggio, distrutto dalle intemperie del 12 giugno scorso, di cui abbiamo chiesto conto a Massimo Sertori, assessore regionale alla montagna. Conosciamo bene la questione, conosciamo la problematica, si tratta di trovare anche gli strumenti e i metodi giusti per poterlo portare a termine. Rassicurazioni sono giunte da Giorgetti sulle Olimpiadi del 2026, messe in forse dalle rimostranze ultime del Comitato Olimpico Internazionale, fondate, sottolinea il sottosegretario, su una legge delega ancora tutta da declinare. C'è un anno di tempo per fare dei decreti legislativi che recepiscono le osservazioni di tutti gli attori coinvolti, anche evidentemente del CIO, oltre che dei lavoratori sportivi, dei sindacati, degli imprenditori del mondo dello sport. Davanti alla folta platea di autorità, presente anche il prefetto Paola Spena, di residenti e turisti, poi sia Giorgetti sia Sertori hanno ritirato rispettivamente il premio Madesimo e il premio Bertacchi, istituito questo proprio nell'anno del 150° dalla nascita. Vasi di antica fattura in pietra ollare, opere di Roberto Lucchinetti. D'obbligo un passaggio con Giorgetti circa la crisi di governo in atto. Al di là delle cose condivise e buone che si sono fatte, cominciavano a esserci troppe divisioni, divisione, incomprensione rispetto a quello che resta da fare, e a questo punto probabilmente una separazione consensuale era la cosa più ragionevole.